innanzitutto benvenuto. Grazie. Ti faccio tipo, alcune domande. La prima è: chi sei tu? Potrei farti la stessa domanda. Bene, bene. Di cosa parla il tuo ultimo disco? Fondamentalmente, apparentemente, d'amore. L'amore. Queste sono canzoni anche di 5-6 anni fa. Io nel frattempo ho avuto un bambino, eccetera, eccetera. Questo è un progetto che non nasce per essere divulgato. È più o meno quello che ho sempre fatto in casa, con in più l'aggiunta di una meravigliosa band di amici miei molto cari. Poi è successo che io sia stato contattato da Emiliano Colasanti e Giacomo Fiorenzo di 42 Records, e vedendo che erano delle persone molto interessate all'aspetto musicale, molto pazienti e rispettose rispetto al fatto che che quella non poteva essere la priorità in vita mia, di fare musica, perché ho delle cose ben più importanti, grazie al cielo, da fare. E vedendo quel rispetto lì e quella pazienza lì, ho detto va bene, proviamo, vediamo che succede. Qual è la musica che più ti ha influenzato, che ti ha formato dagli inizi? Allora, in realtà io non sono mai stato un grande ascoltatore di musica, cioè non ho mai comprato un disco. Però devo dire che ho avuto un fratello che invece suonava, lui era un patichissimo dei Queen quando eravamo bambini, e mi costringeva a suonare, cioè mi costringeva, in realtà poi nel tempo ci ho preso gusto. E poi un disco che portò in casa invece mia madre, che era Kid Day dei Radiohead, e che mi colpì tantissimo, perché non sia mia madre ascoltava classica tendenzialmente, principalmente mio padre jazz, e quindi era molto diverso da quello che ero abituato ad ascoltare, mi ha colpito un sacco. Ah, quali sono i progetti per il futuro? Se c'è anche un altro album già pronto, perché so che comunque... Mi sto preparando un paio. Hai scritto molte canzoni anche nell'ultimo album, questo qui qualcuna probabilmente toglierla. Sì, no, quell'album di prima avevo selezionato una quarantina di canzoni, da cui poi ne ho selezionate 17, e poi ho scoperto nel momento in cui il disco era finito che non ci stavano in un CD. Non lo sapevo che ci stessero solo 80 minuti in un CD. Adesso ne sto preparando due, perché mi sono premunito, adesso che so che non ci stanno, e te ne faccio due. Poi... Sì, pensavo di continuare, adesso non so ancora se farlo uscire o meno, però comunque tanto le faccio lo stesso, quindi vediamo, poi vedremo se fa. Va bene, grazie mille, buona serata. Ciao, ci vediamo dopo. Grazie.